L'ascensore è stato installato questa mattina da Toni Alestra all'ingresso del palazzo dell'INPS di Trapani. Oltre ad essere videosorvegliato, è anche dotato di GPS. È stato acquistato grazie ad una raccolta fondi fatta nell'anno 2018-2019 e dal contributo di Gregory Bongiorno, socio del Club Service. Oggi per noi del Rotary è una giornata particolare perché ricorre il 116° anno della fondazione di questo prestigioso club, che è avvenuto nel 1905 a Chicago da parte del socio fondatore Paul Harris. Quindi noi ogni anno, il 23 febbraio, celebriamo la Rotary Day e in questa occasione ogni club cerca di fare un service particolare per ricordare questa giornata. Noi che avevamo già raccolto da parte della nostra past president Patrizia Rizzo, in seguito ad un evento che si è svolto nell'anno rotariano 2018-2019, la Rotary Run, che è stato organizzato coordinato dal professore Leo Vona, che è un insegnante di educazione fisica e si occupa di organizzare eventi sportivi particolari. Quindi, organizzando questo evento, abbiamo raccolto una somma per comprare un defibrillatore da destinare alla città di Trapani, da poter utilizzare per tutta la collettività. Non è stato possibile l'anno scorso comprare questo defibrillatore perché poi c'è stato l'evento del Covid che ci ha un po' bloccato. Però quest'anno io ho deciso, con questi fondi che avevamo già raccolto e con una congrua dono che ci ha dato un nostro socio, il dottor Gregory Bongiorno, titolare della ditta AGESP, i servizi di igiene ambientale, abbiamo comprato questo defibrillatore e abbiamo pensato di posizionarlo qua nel palazzo dell'INPS, perché è un palazzo, diciamo, dove si recano diverse persone durante l'anno per fare visite di controllo e quindi, diciamo, c'è molta possibilità che questo defibrillatore venga utilizzato. Presenti alla cerimonia di questa mattina il sindaco Giacomo Tranchida ed il direttore dell'INPS Giacomo Marcellino. Innanzitutto ringrazio il Rotary Club per la sensibilità che ha avuto nell'offrire questo strumento alla cittadinanza. Quindi, come cittadino, innanzitutto ringrazio il Rotary, ma ancora maggiormente lo ringrazio come direttore provinciale dell'INPS per la sensibilità e la delicatezza che hanno avuto nel disporre l'installazione dello strumento davanti l'INPS e dico di più, davanti all'ingresso del centro medico legale dell'INPS, dove ogni anno accoglie migliaia di utenti che provengono da tutta la provincia per essere sottoposti all'accertamento medico-sanitario e dell'invalidità civile, ma non solo, anche quello previdenziale. Infatti sappiamo che sin dal 2014 l'INPS di Trapani è l'unico ente che segue appunto la concessione dell'invalidità civile, per l'invalidità civile intendo accompagnamento, 104, eccetera. Quindi io ringrazio ancora il Rotary per la delicatezza che ha avuto.